acquisto fatto su Amazon. L'ho ordinato 3 giorni fa, doveva arrivare il prossimo lunedì, oggi è giovedì. Mi hanno avvisato che sarebbe arrivato di sabato e invece è arrivato adesso, meglio. Perciò sono molto veloci. Bene. Allora, vediamo ancora la carta. Arriviamo un pochino. Opla. Ecco qua. Allora, la scatola è integra. Adesso l'apro. Ecco, ho comprato questo frullatore della Moonex, che ha anche la scodella, per cui lo posso benissimo appoggiare sul suo supporto. Dunque, vediamo un po' cosa c'è all'interno. Questo è l'articolo che ho comprato. Dunque, ho un Moulinex HM412, frusta e ciotola. La potenza è 450 watt, perciò è molto buona. Poi andiamo a vedere l'articolo, contiene ovviamente le due fruste, 2 mescolatori. Questo era in offerta, perché costava 62,99 e c'era 17,16 di sconto, per cui 45,83. Direi che è stato un buon acquisto. Adesso vediamo cosa contiene la scatola. Ok. Qui è scritto in varie lingue. Bene, questa qui è la garanzia di 2 anni. E questi presumo che siano, sì, sono le istruzioni. Poi c'è una paletta per mescolare, che è in plastica e non è silicone. La apriamo. Il package è fatto bene, perché comunque è tutto ben fissato all'interno, Ecco. Allora, con un po' di difficoltà toglie. Ecco. Allora, questo è il supporto con la tazza, che suppongo ci sia il frullatore. Eccolo qua. Devo dire che è tutto molto ben fermo nella scatola, è molto pesante. Ecco. Bene. Adesso togliamo tutto dalla plastica, così vi dico a prima vista come mi sembra, Bene, bisognerà capire come si toglie, ma probabilmente si alza qua. Ecco, allora si schiaccia questo bottoncino, si alza, si toglie la tazza. La tazza, se non ho capito male, dovrebbe girare sul supporto mentre funziona. Ora mettiamo lassù. Bene, il materiale è leggero ma sembra buono. Ecco. E qui ci sono invece, ecco cosa manca. Mi sembrava, difatti non avevo aperto le fruste che sono qua. Ci sono i 2 mescolatori che uso per gli impasti un po' più duri, tipo, non so, quando faccio il pane. E questi invece, che servono proprio a frullare. Come vedete, hanno degli inserti in plastica, non sono completamente in metallo. Qui ci sono questi buchini. Sono comodi perché si possono mettere le fruste qui, in modo che quando dobbiamo riporlo non abbiamo il problema di dove metterle. Ecco qua. Bene, inseriscono così e ci stanno tutte e 4. Anche questa cosa la trovo molto comoda, togliamo le fruste adesso.
Questo bottoncino, abbiamo detto, serve per fare scendere e salire questa parte dove andrà messo il frullatore. Il frullatore viene inserito qui a baionetta. Allora, montiamo le fruste. Ecco, poi abbassiamo questo, bisogna tenerlo basso per montarle, ecco qua sta agganciato, alziamo, prendiamo la ciotola dentro al suo alloggiamento. Io adesso però lo voglio anche provare, anche se non ho dentro niente, comunque lo voglio provare, perciò schiaccio il bottoncino, lo abbasso, ovviamente mi sono presa una prolunga perché non sono in cucina, e lo facciamo partire. Con un impasto dove c'è 1 chilo di farina, 750 grammi di acqua, e vediamo un po' come funziona. Molle molle, dunque non fa molto rumore, quello che avevo prima era veramente molto rumoroso, non fa neanche nessuna fatica a traversare la velocità, aumenta leggermente il rumore, ma non fa un rumore che denuncia fatica, anche perché sono sempre 450. Tutti i frullatori hanno questo bottone che serve a sganciare le fruste, questo invece per mettere il tutto. Bene, eccolo qua, in piedi come un cavallo imbizzarrito, benissimo. Perciò per smontarlo abbassiamo, togliamo soprattutto la spina, perché non sa mai se inavvertitamente si tocca qualcosa e parte, non va bene. Poi si schiaccia il bottoncino che c'è qua dietro, vedete? Questo. Si schiaccia questo. Ecco fatto, il frullatore è già sganciato. Si schiaccia qua e le fruste sono staccate, semplicissimo. Allora, io l'ho scelto perché ho letto delle recensioni molto positive su questo frullatore, non solo perché è carino, perché dai, è proprio bellino, eh. Ho letto delle buone recensioni, avevo bisogno di un frullatore perché quello precedente è bruciato e ho deciso di prendere questo. Devo anche dire, tra l'altro, che tenendolo in mano non è mica pesante, eh. Anche l'impugnatura è ergonomica. Per cui benissimo, penso di aver fatto proprio un buon acquisto, lo vedremo poi all'opera. Ciao a tutti, se volete iscrivervi al mio canale siete benvenuti, ricordatevi che se azionate la campanella resterete aggiornati ogni volta che uscirà uno dei miei video. Ciao dal canale di Mixer e Mix, grazie per essere stati con me, ciao.